tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Rubano l'incasso dei distributori automatici dell'ospedale di Fano, bloccati due rumeni dalla polizia. Raffica di furti a Pesaro, ladri scatenati si arrampicano sui tubi del gas. Ondata di maltempo in arrivo nelle Marche, previste forti raffiche di vento e pioggia abbondante su tutta la costa, neve al di sopra dei 600 metri. Pioggia di dolciumi per l'edizione 2018 del Carnevale di Fano, già ordinati 130 quintali di cioccolato. Via della Libertà è pericolosa, le lamentele dei residenti che chiedono dissuasori di velocità. Territorio, tipicità e tradizione, al Cotma di Fano si inaugura la 30ª edizione di Sapori e Aromi d'Autunno. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai titoli, la polizia di Fano ha sorpreso in flagranza di reato due rumeni che avevano rubato l'incasso di ben 7 distributori di caffè e merendine dell'ospedale Santa Croce. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Lino Balestra. Sono stati colti con le mani nel sacco i due rumeni esperti in questo tipo di reati che ieri hanno svaligiato ben 7 o forse più distributori automatici di vivande all'interno dell'ospedale Santa Croce di Fano. La stretta collaborazione tra la direzione sanitaria del nosocomio fanese ed il commissariato della Polizia di Stato di Fano, come ha evidenziato il dirigente Stefano Sereti, ha permesso agli uomini della volante di beccare i due sospetti all'uscita del padiglione B, dove avevano appena prelevato le monete da 3 distributori al piano terra. La chiamata alle forze di polizia è arrivata alle 14.50 dopo che era stata segnalata la presenza sospetta di due uomini che armeggiavano nei distributori automatici aprendoli con delle chiavi che però poi si sono rivelate false ma che non avevano i riferimenti della ditta proprietaria dei distributori, la Liomatic. Dopo un rapido confronto della direzione sanitaria con la stessa ditta è scattato l'allarme e i due uomini sono stati fermati dagli agenti arrivati in poco tempo sul posto. Sono entrambi di nazionalità romena, 18 e 42 anni, incensurati e da poco sul suolo italiano, ma dall'accento spagnolo. Uno dei due aveva anche documenti spagnoli e che una volta scoperti però non hanno posto resistenza ai poliziotti. I distributori alleggeriti delle monetine accertati sono 7, 3 del padiglione B, 2 dell'ostetricia e 2 del laboratorio analisi. Addosso al 18enne in una borsa sono stati ritrovati le false chiavi e 441 euro tutti in monetine e per questo è stato arrestato per furto aggravato, mentre il 42enne che era in sua compagnia è stato denunciato dato che addosso non aveva né contanti né strumenti da scasso e per il quale però si stanno compiendo verifiche ed accertamenti, ma i due si ritiene che siano parenti avendo il medesimo cognome. Ora la Polizia di Stato sta ricostruendo gli spostamenti e verificando se i due sono gli autori di altri furti compiuti in altri ospedali ad Ancona e Perugia, sempre ai danni della medesima ditta distributrice. Questa mattina al 18enne è stato convalidato l'arresto e il processo rinviato a prossima data. E raffica di furti a Pesaro nelle zone di Vismara, Pantano, Montegranaro e Muraglia. I ladri hanno fatto irruzione in 10 appartamenti sempre con lo stesso modus operandi. I malviventi infatti si sono arrampicati sui tubi del gas fino a raggiungere anche appartamenti al terzo piano. Poi grazie a un foro praticato in un infisso sono riusciti a entrare all'interno delle abitazioni. Il bottino più importante è stato trafugato l'altra sera in una casa in via Rossi. Intorno alle 19 i malintenzionati hanno scalato il tubo del gas fino ad arrivare al primo piano, hanno forzato una porta finestra e una volta all'interno hanno asportato preziosi, gioielli e denaro contante per un valore complessivo di circa 30.000 euro. La proprietaria di casa era uscita da poco, quindi i ladri hanno potuto agire indisturbati e in tutta tranquillità.
Sul caso indagano i carabinieri, anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dei vari negozi lungo la via. Un bambino di 5 anni è morto dopo essere caduto nella vasca di raccolta dei residui di un frantoio industriale a Corinaldo. Il bimbo di nazionalità rumena e residente con la famiglia a Ostravetere era con il padre e la zia. Stava giocando vicino a loro quando è caduto nell'apertura del pozzo dalla quale era stato rimosso il chiusino facendo un volo di 5 metri. È riuscito a chiedere aiuto ma quando è stato estratto dai vigili del fuoco era in arresto cardiaco ed è arrivato morto all'ospedale di Senigallia. L'area è stata transennata e messa sotto sequestro. Tutto è da valutare invece le eventuali responsabilità dei gestori del frantoio, mentre i familiari del bimbo già ascoltati dai carabinieri potrebbero essere indagati per omessa vigilanza. Cambiamo argomento, risveglio bianco questa mattina sull'Appennino pesarese in attesa del peggioramento previsto nella nottata. Siamo in collegamento telefonico con l'esperto Francesco Cangiotti di Geometrio.it. Buonasera Cangiotti. Sì, buonasera. Dunque è scesa la prima neve nell'interno? Sì, questa mattina i primi effetti dell'aria fredda si sono visti appunto determinando delle nevicate, in particolare proprio sul settore appenninico al confine con la Romagna, dove i fiocchi sono scesi anche attorno agli 800-900 metri di quota. Poi nel corso della giornata le condizioni sono state tutto sommato abbastanza discrete, mentre nelle prossime ore proprio lo spostamento della perturbazione verso sud porterà con sé appunto un nuovo peggioramento che inizierà appunto da queste ore ed è già presente lungo le zone costiere, poi nel corso della notte e nella mattinata di domani si estenderà un po' a tutto il territorio con piogge diffuse e nevicate in Appennino a partire dai 700-800 metri di quota. Dunque abbiamo insomma un'allerta meteo fino a mercoledì, giusto? Sì, in particolare la giornata di domani sarà appunto quella che vedrai del peggioramento, poi nel corso della giornata di mercoledì i fenomeni tenderanno a concentrarsi sui settori centro-meridionali delle Marche dove ancora potranno risultare di moderato forte intensità, ma via via le condizioni poi andranno migliorando. Bene, grazie a Francesco Cangiotti di Geometrio.it. Andiamo avanti e parliamo di maltrattamento di animali. Infatti ci è arrivata poco fa una segnalazione dal quartiere Poderino dove qualcuno evidentemente si diverte a infliggere crudeli sofferenze ai gatti. La tecnica è quella di inserire quelli che vedete in queste immagini dei bocconi di cibi su dei grossi ami da pesca che diventano in realtà un'esca appunto per gli ignari animali. Una gattina della colonia felina protetta del Poderino è stata vittima proprio questa mattina di un ago da pesca alle carpe che le si è conficcato nella profondità del retrobocca. Fortunatamente, grazie all'intervento di una residente, la gattina è stata subito presa e operata dallo studio veterinario Savelli e Marzoli, evitandole così inutili sofferenze. L'episodio di maltrattamento è stato immediatamente denunciato alle autorità che hanno subito svolto le prime indagini nel quartiere per identificare l'autore di questo stupido gesto. E dopo l'ennesimo incidente che si è verificato questa mattina in Via della Libertà a Fano, dove fra l'altro è rimasta coinvolta purtroppo una donna incinta, i residenti chiedono un intervento del comune. Le auto, dicono, vanno a forte velocità. Via della Libertà, nel quartiere del Poderino di Fano, pur essendo una strada secondaria, da quando è stata riconfigurata la circolazione del quartiere, è rimasta, come ci dicono i suoi abitanti, una strada pericolosa per le elevate velocità con cui le auto la percorrono. Cosa dobbiamo aspettare? Che ci scappi il morto per fare qualcosa? Sbottano al nostro arrivo i cittadini. È di questa mattina l'ennesimo episodio che ha fatto traboccare il vaso. Incrocio con via Antinori. L'auto allo stop fa capolino su via della Libertà per vedere chi proviene da sinistra. Ma le auto parcheggiate la costringono ad andare un po' oltre. E l'urto, sempre in virtù delle velocità elevate, è inevitabile. Una donna incinta così è finita all'ospedale. Quanto un ragazzo venendo giù da viale Via della Libertà e praticamente gli ha tagliato la strada prendendola nella fiancata, la ragazza si teneva la pancia, è andata via poi con l'ambulanza, era abbastanza scossa, così come pure il marito. È la quarta volta che succedono qui, anche di più. A parte il quartiere pieno di bambini, o l'assessore Fanesi mette
dei rallentatori di velocità oppure aspettiamo il morticino. Il dissuasore costringerebbe ad un rallentamento e quindi a moderare la velocità, ma anche uno specchio parabolico potrebbe evitare questa pericolosa manovra. E come avete visto poco fa, le macchine devono andare ben oltre la linea di arresto sulla carreggiata per vedere chi arriva da sinistra e quindi fare lo stop. Questo crea un problema. Uniamo il fatto che la strada è larga, è un bel rettilineo lungo e quindi spesso non ci si accorge della velocità elevata che si attua. Però questo può essere un pericolo, proprio come è accaduto pochi minuti fa. Gli abitanti non sono stati però con le mani in mano, hanno più volte scritto e telefonato al comune, ma senza ottenere i risultati ed ora chiedono un intervento deciso prima che succeda l'irreparabile. È svariati mesi che stiamo combattendo per questa cosa. Qui Via della Libertà è diventata un'autostrada proprio. È diventato insostenibile, cioè qui tra un po' ci scappa qualcosa di grosso, quindi io chiedo formalmente all'assessore di svegliarsi, di fare qualcosa. E lunghe code questa mattina sulla strada panoramica Ardizio a causa di uno scontro fra un'auto e un autocarro avvenuto intorno alle 10.15. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha trasportato un ferito al pronto soccorso e la polizia locale di Pesaro per i rilievi di legge. Salvarono dalla furia del mare 104 marinai del pontone armato della Marina Militare Fabbruno che si era incagliato al largo della costa marottese. Un gesto eroico, quello di 11 giovani ragazze di Marotta, di cui quest'anno cade il centenario, che verrà ricordato sabato 18 novembre con una cerimonia e una rievocazione storica patrocinate dal Consiglio regionale. A Palazzo delle Marche questa mattina il presidente dell'Assemblea legislativa, Antonio Mastrovincenzo, ha ricevuto il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, e l'assessore al turismo, Davide Caporaletti. Una iniziativa per non dimenticare, evidenzia Mastrovincenzo, ma anche per infondere nelle nuove generazioni quel senso di generosità che non andrebbe mai perso. Il programma di sabato prevede, dopo l'alza bandiera con il picchetto d'onore della Capitaneria, l'intitolazione alle 11 eroine di Marotta dei Giardini Fa di Bruno. Inoltre l'amministrazione comunale ha scelto di organizzare una serie di eventi che si snoderà fino alla fine dell'anno e che avrà come cuore pulsante di tutte le manifestazioni un concorso nazionale intitolato Il coraggio delle donne. Negli uffici della Carnevalesca di Fano invece si continua a lavorare per la prossima edizione del Carnevale. Nei giorni scorsi sono stati ordinati ben 130 quintali di dolciumi. La carnevalesca pullula di persone, c'è grande fermento qui, quindi immagino che i preparativi siano a un livello serrato. Assolutamente sì, gli uffici sono sempre pieni di gente, chi lavora da una parte e chi lavora dall'altra. Venerdì presenteremo una bozza di programma, presenteremo la nuova immagine del carnevale. Abbiamo assolutamente confermato Rovelli, che quest'anno ha avuto 5 stelle per qualità di cioccolato. Abbiamo ordinato i primi 130 quintali e adesso ci appronteremo più avanti ad acquistare gli altri 50-60 quintali. Comunque, quindi abbiamo consolidato questa partnership con Rovelli e venerdì, appunto, come ho detto, presenteremo una bozza di programma, il manifesto, e andremo nel dettaglio sul bando sulle attività creative che abbiamo vinto e a cui abbiamo dato notizia insieme ai nostri referenti in regione, Claudio Minardi e Boris Rapa, che ci sono sempre tanto vicini e che, devo dire, forse negli ultimi anni hanno veramente capito quanto può il carnevale veramente dare alla Regione Marche, e questo mi fa tanto piacere. Ho capito veramente che sono persone che sensibili a questo evento, perché hanno capito che c'è un cambio di passo, perché da adesso in poi la manifestazione sarà una grande manifestazione che punta, appunto, come abbiamo sempre detto, all'Italia e non più una manifestazione che rimane nel locale.
E ancora cronaca, ti mangerò il cuore, ti voglio bene ma sei cattiva con me e per questo ti ucciderò. Non lascia dubbi il contenuto di alcuni messaggi inviati da un 46enne di Senigallia, Jürgen Mazzoni, ad una ragazza di 20 anni della zona. L'uomo uccise la moglie, fu condannato a 16 anni di reclusione e ha trascorso 8 anni in carcere. Una volta uscito però si è messo a perseguitare un'altra donna ed è stato arrestato di nuovo dagli agenti della squadra mobile di Ancona e della sezione crimini di Roma. Con la nuova vittima Mazzoni aveva stretto una semplice amicizia nel 2014. Ma non accettava che lei frequentasse dei coetanei. Stalking aggravato e continuato l'accusa a suo carico. Nei suoi alloggi la polizia ha sequestrato 19 coltelli, due fucili di precisione a piombini e un grosso cappio. Cambiamo argomento perché questo fine settimana prende il via al Codma di Rosciano la 30ª edizione di Sapori e Aromi d'Autunno. Trent'anni di storia, trent'anni di eccellenze del territorio e promozione, migliaia di espositori da tutte le marche passati da Fano. Sapori ed aromi d'autunno, più di ogni altra manifestazione, attraverso un'attenta selezione di qualità, racconta le aziende ed i produttori che rappresentano le tradizioni dell'enogastronomia e dei prodotti marchigiani in un mercato sempre più globalizzato. Una manifestazione che quest'anno taglia il ragguardevole traguardo dei 30 anni di vita, ma che come tante deve comunque e purtroppo fare i conti con i costi gestionali. Purtroppo il bilancio è in negativo, siamo quasi 5.000 euro di negativo che dovremo recuperare quest'anno se riusciamo, ma sarà molto difficile, e quindi c'è questo aspetto di soldi. Purtroppo le cose si fanno quando ci sono i soldi, la volontà può essere la massima, però i soldi ci sono mancati all'appello. Un'operazione culturale, quella che gli organizzatori si prefiggono sin dalla sua prima edizione, ovvero esaltare attraverso il premio Marche Nostre i produttori che si sono distinti maggiormente nel loro campo della produzione agroalimentare per educare il consumatore finale ad un acquisto consapevole. Ovviamente nell'arco del tempo, dei 30 anni, di cose ne abbiamo fatte tantissime, e basti pensare che da una ricerca sembra che il marchio Sapori Aromi d'Autunno sia uno dei più copiati in Italia, quindi di questo andiamo orgogliosi. Il Codma di Rosciano il 19 e il 26 novembre si trasformerà in un salotto del gusto ed anche quest'anno, pur tra mille difficoltà, ospiterà un centinaio ed oltre di espositori ed il gran galà dell'olio ed un momento di solidarietà per chi ha vissuto i brutti momenti del terremoto. Fano ha un ruolo assolutamente importante in questo, in giorni che piacciono molto alla gente, perché si va, si parla, si degusta, si acquista, si porta a casa e si fa promozione del territorio. E dopo la pausa estiva torna un aperitivo con il sindaco, l'incontro informale tra il primo cittadino Massimo Seri e la cittadinanza. Ad ospitare questo appuntamento, che nelle tre precedenti occasioni ha visto una grande partecipazione di fanesi, sarà l'Uccellin Belvedere Belverde in via Montevecchio 28 nel centro storico di Fano. Giovedì 16 novembre dalle ore 18 il sindaco sarà a disposizione per ascoltare proposte e confrontarsi sui temi che stanno a cuore alla città. Ad Aqualagna invece si è conclusa con un grande successo la 52ª edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, servizio di Filippo Pucci. Conclusione di successo per la 52ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Aqualagna, che ha portato nel comune del famoso Tuber Magnato un picco migliaia di visitatori in sole 6 giornate di esposizioni ed eventi, nonostante il prezzo del tubero che quest'anno ha toccato numeri al di sopra della media. Contraddistinguere l'evento, come ogni edizione, sono stati i cooking show con i grandi chef italiani che hanno deliziato i palati dei numerosi presenti con diversi menù tartufati e gli oltre 100 espositori con prodotti del territorio.
Ed è con questo appuntamento che si chiude un percorso dal gusto singolare che ha attirato migliaia di turisti e visitatori dall'Italia e anche da tutto il mondo, ma che propone già dal mese di dicembre altri appuntamenti a tema tartufo. E c'è grande soddisfazione perché le cose sono andate molto bene. Oggi chiudiamo con una giornata fantastica dal punto di vista climatico, quindi grande soddisfazione. Aqualagna si riafferma, insomma, il grande centro di commercio del tartufo, di valorizzazione del tartufo. Siamo veramente contenti, sono contenti gli operatori, però il tartufo non finisce, anzi da qui fino a Natale i ristoratori proporranno menù dedicati al tartufo bianco ma anche al tartufo nero, che forse in questa stagione è più accessibile anche a tutti, per cui tra l'altro il periodo migliore forse per il tartufo è proprio questo di novembre e fino a Natale. Chiuderemo per quanto riguarda gli eventi con il ponte dell'Immacolata l'8, il 9 e il 10 dicembre, con un evento che ormai insomma, che abbiamo inaugurato lo scorso anno, molto simpatico, perché si chiama Nevicano Tartufi e è un modo per condividere appunto questa ricchezza che abbiamo con tutti i turisti. Faremo degli effetti speciali in piazza dove veramente nevicheranno i tartufi, insieme a una festa di Natale, insomma, con i mercatini, percorsi gastronomici, dolci, natalizi e non solo. Quindi anche questo è un grande evento che insomma fa sì che in Aqualagna si continui a parlare di tartufo tutto l'anno. E adesso passiamo alla pagina sportiva con tutti gli aggiornamenti di Matteo Del Vecchio. Grazie Simona, buonasera a te e ai telespettatori di Fano TV. La copertina della pagina sportiva è come sempre dedicata al calcio, anche se purtroppo non ci sono buone notizie per l'Alma, uscita a sconfitta anche ieri dalla sfida contro l'Albino Leffe. Un punto in due partite è il bottino raccolto fin qui dal neotecnico Granata Oscar Brevi, chiamato al posto di Cuttone per cercare di dare una svolta ad una stagione fin qui assai deludente. Dopo lo scialbo pareggio al debutto contro il Sant'Arcangelo, ieri è arrivata la prima battuta d'arresto per l'ex tecnico di Padova e Spal, ma ciò che preoccupa di più non è tanto la sconfitta quanto il gioco espresso, sicuramente non di alto livello. Il primo pericolo della gara già al quinto, quando Gavazzi colpisce di testa l'incrocio dei pali. Risponde tre minuti dopo il Fano con Filippini, che alza sopra la traversa da buona posizione. L'Alma, perlomeno nei primi 20 minuti, tiene bene il campo, e se da un lato rischia di capitolare, con Miori costretto agli straordinari su Mondonico, dall'altro prova a mettere paura ai blu celesti, invocando anche un rigore al 18° per una presunta trattenuta dello stesso Mondonico ai danni di Fioretti. È Colombi al 38° a portare avanti i suoi, dopo che i padroni di casa avevano precedentemente ancora una volta sfiorato il vantaggio. Sotto di un gol e con 45 minuti da giocare, dall'Alma ci si attende la reazione. Invece sono i locali a fare la partita nella ripresa e a legittimare la vittoria al 31° con il gol del numero 2 Mondonico. Resta dunque in fondo alla classifica l'Alma, con un punto di ritardo sul Sant'Arcangelo, che proprio in questi minuti sta disputando il posticipo contro il Vicenza. Domenica prossima, turno casalingo per i ragazzi di Patron Gabellini, che alle 14:30 riceveranno al Mancini il Sud Tirol, altro appuntamento assolutamente da non fallire per non compromettere ulteriormente la stagione. E chi invece sta raccogliendo solo soddisfazioni da questa stagione è il Flaminia femminile, da ieri primo in classifica in solitaria nel campionato di A2 di calcio a 5. Grazie al 2-1 interno sul Torino, il quintetto di Alessandra Imbriani stacca l'ex capolista Real Fenice, fermata sul 2-2 dal fanalino di coda sassolese. I gol di ieri, che valgono il temporaneo primato, sono di Sara Berti e Martina Mencaccini. In Serie B maschile, invece, quarto risultato utile consecutivo per l'Eta Beta, che in casa contro Corinaldo chiude la contesa sul 2-2, con gol in avvio e nel finale del fanese Luca Pietrelli. In mezzo le due marcature ospiti, che negano così alla società del presidente Serafini la gioia della prima vittoria interna, ma permettono ai Granata comunque di salire a quota 9, in piena zona playoff. Due punti più indietro dell'Eta Beta c'è l'Alma Juventus, che in casa del Cus Ancona incappa nella terza sconfitta consecutiva, perdendo con un rotondo 4-0. E restando in tema di calcio a 5, si è svolto ieri nel campo della parrocchia di Sant'Orso il 13° Memorial Eugenio Zuccarini, torneo per ricordare Gegio, ragazzo scomparso tragicamente nel 2005 a soli 16 anni. Ad organizzare l'evento l'associazione Agade e il CSI Fano, che hanno affrontato in una sfida amichevole una selezione di giovani calciatori del Sant'Orso.
Chiudiamo la ricca pagina di futsal segnalando la vittoria della SD Adriatica Fano, che sabato, battendo il Torino per 2-0, ha vinto la Supercoppa italiana Ipovedenti, indetta dall'Unione Italiana Ciechi. Per la squadra del presidente Antonio Falasconi, reti di Massimiliano Iosa e Gianluca Marini. E dal parquet del calcio a 5 passiamo a quello del volley, dove continua a stupire e regalare gioie ai propri tifosi la Giban Virtus. È un 3-2 strappato con le unghie e con i denti quello che i virtussini conquistano sul campo del Gada Group Pescara. Una vittoria in rimonta per i ragazzi di Radici, che nonostante lo svantaggio per 2-1 hanno avuto la capacità e la tenacia di risalire la china e stoppare le velleità avversarie. Molto combattuti i primi tre set, con Fano abile a vincere il secondo per 25-20. Sul 2-1 per gli abruzzesi, cambio passo della Gibam, con Lucconi sugli scudi, 30 punti per lui, e Stoico impenetrabile a muro. 25-19 il quarto parziale e 15-9 il tie-break decisivo. Due punti conquistati che fanno salire la squadra di Radici e del vice Sorcinelli a quota 10 in classifica, a 4 punti dal primo posto, risultato assolutamente niente male per una squadra che si è riaffacciata alla Serie B quest'anno dopo tante stagioni di purgatorio. E come di consueto diamo spazio anche questa sera a quelle discipline mediaticamente meno famose ma non per questo meno spettacolari, e nello specifico stasera parliamo di judo. Oltre 500 atleti dai 12 ai 35 anni in rappresentanza di tutta la regione hanno preso d'assalto nel weekend il Palace Allende di Fano per le gare di qualificazione ai campionati italiani. Eventi di questa portata non arrivano per caso, ha sottolineato l'assessore allo sport Caterina Del Bianco, che oltre a complimentarsi con gli organizzatori della SD Sant'Orso Le Terrazze, Centro Discipline Orientali, ha rivolto un plauso ai veri artefici di questa due giorni, Giuseppe Pistoia e Umberto Battista, rispettivamente vicepresidente regionale e responsabile scuola promozione scienze sport. E prima dei saluti vi vogliamo mostrare delle immagini che arrivano direttamente dalla sede del CONI nazionale al Foro Italico di Roma. Il presidente Giovanni Malagò ha consegnato oggi la borsa di studio istituita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e intitolata alla memoria di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli rimasto vittima degli incidenti avvenuti prima della finale di Team Cup Fiorentina-Napoli del 3 maggio 2014. Il premio, destinato ogni anno a un giovane che si è particolarmente distinto per comportamenti o azioni ispirate ai valori autentici dello sport, è stato vinto quest'anno da Giacomo Ronconi, classe 2003 e tesserato per il Fano Rugby. Ronconi, come si legge nella motivazione, durante la sfida di campionato contro la Valmetauro Urbino, superati tutti gli avversari, ormai indisturbato verso la meta, ha preferito attendere e regalare la gioia ad un compagno più piccolo che fino a quel giorno non era mai riuscito a segnare. All'evento romano hanno preso parte anche il presidente del Fano Rugby, Giorgio Brunacci, e la famiglia di Ciro Esposito, che si è congratulata con il piccolo Giacomo per il bel gesto di altruismo compiuto. E ovviamente anche noi della redazione sportiva ci uniamo ai complimenti a Giacomo Ronconi, ai suoi allenatori e a tutto lo staff del Fano Rugby. Questa era l'ultima notizia, come sempre vi ricordo l'indirizzo al quale poter inviare le vostre segnalazioni, che è sport@fanotv.it. Grazie come sempre per l'attenzione, l'appuntamento con lo sport torna lunedì prossimo. Buona serata. Grazie a Matteo Del Vecchio, noi fra poco trasmetteremo una nuova puntata di Box, poi in cucina con lo chef e a seguire le varie programmazioni di Fano TV. Questo invece è il numero di telefono in cui potete inviare tutte le vostre segnalazioni. E allora grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, l'informazione torna domani mattina alle 7:30 puntuale con Occhio ai Giornali. Buona serata a tutti voi.